Ciao ragazze! Voi lo sapete che i principi azzurri arrivano sempre a cavallo? Lo sapevate? E allora oggi siamo insieme al principe Adrian nella sua stalla e questo è il suo cavallo Thunder. È un po' sporchino il ragazzo, eh? Dobbiamo dargli una bella strigliata con questa grande spazzola. Dobbiamo pulirgli bene 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 il pelo. Chissà dove si è cacciato. Magari avrà vissuto qualche avventura nei boschi e si è sporcato tutto. Ecco, continuiamo a strigliare bene il corpo del nostro Thunder. Ottimo lavoro, sembra già che sia pulito. Adesso però dobbiamo lavarlo e quindi prendiamo un secchio pieno 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 d'acqua e gliela versiamo addosso. Dobbiamo fargli proprio un bel bagno, dappertutto, e anche le zampe, la criniera, la coda. E adesso con una spugna del sapone andiamo a massaggiare bene per togliere tutta la polvere, tutta la terra. Chissà quante avventure avrà vissuto Thunder con il suo principe Adrian. Adesso che l'abbiamo insaponato e massaggiato a dovere, possiamo sciacquare. Quindi prendiamo un altro secchio d'acqua e risciacquiamo bene il nostro bel cavallone. Ecco qua, adesso dobbiamo asciugarlo. Prendiamo un panno grande, perché i cavalli sono molto alti, e lo asciughiamo bene bene bene. Eccolo qua, diamo una spazzolata per lucidare il pelo e credo che abbiamo finito. Che bel cavallo! Ottimo lavoro ragazze, grazie per l'aiuto, il principe Adrian ci ringrazierà sicuramente. Adesso lo stelliamo, gli mettiamo le briglie, ecco qui, pronto per correre e cavalcare di nuovo. È un bellissimo cavallo, con questo bel pelo lucido marrone. Complimenti, complimenti anche a te Thunder. E adesso che cosa facciamo? Allora, a quanto pare ci sono da pulire le stalle. Sì, guardate questa com'è ridotta, c'è tutto lo sterco di cavallo da raccogliere. Oh, questa povera ragazza, guardate che lavoro che deve fare. E poi c'è tutto il fieno e la paglia che sono un po' sporchini, quindi dobbiamo toglierli. Togliamo tutto dal pavimento, ci aiutiamo anche con una scopa. Spazziamo bene bene bene, guardate la polvere che si alza. Accipicchia, queste stalle erano proprio sporche. E poi ci sono anche le ragnatele. Via via via, togliamole, diamo una bella pulita. Oh, ecco qua, un'altra spolverata con questo piumino. Sì, per forza, i cavalli stanno sempre all'aperto e dopo sporcano la stalla. Adesso che abbiamo pulito possiamo rimettere della paglia e del fieno nuovo, così il nostro cavallo potrà stendersi e mangiare anche. Grazie per l'aiuto. E adesso il principe Adrian che cosa vorrà ancora? Ah, anche lui è un po' sporchino, deve darsi una bella pulita. Guardate qua la sua divisa da principe, tutta sporca. Va proprio pulita e lavata bene bene bene. Ecco qua, con questa saponetta dorata. Diamo un'asciugata. Oh, e di nuovo la sua armatura da principe è bella luccicante. Le mani però sono proprio zozze zozze. Diamo una bella insaponata. Accidenti, ma anche lui dove si sarà cacciato con Thunder? Guardate qua che mani sporche. Adesso, dopo averle insaponate bene, possiamo sciacquare. E le mani sono tornate pulite. Le unghie però hanno un aspetto che non mi piace tanto. Dobbiamo dare una bella pulita anche alle unghie, una bella limata e un'accorciata. Adesso sì che ha delle mani da principe. Diamo anche una sbarbata a questo viso, diamogli una ripulita. Schiuma da barba, rasoio e ripuliamo questo bel viso giovane da questa barba così ispida. Decisamente meglio. Che sorriso! Diamogli una lavata. Oh, spazzolino, dentifricio e di nuovo un sorriso smagliante. Una pettinata a questi capelli tutti spettinati. E adesso sì che sei un principe. Un bel ragazzo il nostro Adrian. Eccolo qua. Manca solo qualche piccolo dettaglio e poi siamo a posto. Dobbiamo cambiargli la divisa. Scegliamo questa con gli uccellini.
Ecco qua il nostro principe azzurro con il suo cavallo Thunder. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, principessine mie. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!